Spirit out on the street, ground moving under my feet, music playing 24/7 in my heart is ready for heaven. Salve a tutti, le pasta del capitano ritorna quest'anno a trasmettere i ragazzi del Colonna, anno 2002, che svolgono il campionato esordienti per l'ultimo anno. Poi il prossimo anno passeranno al competitivo campionato giovanissimi. Ecco qui le squadre, si affrontano Colonna contro Giardinetti, è la terza di campionato, in quanto la prima era un giorno festivo, non è stata disputata, e la seconda era riposo per il Colonna. Come gioca il calcio d'inizio del Giardinetti, non sono in ritardo e so che papà ci ha messo tanto. Vabbè, ripartiamo con un rinvio del Giardinetti, la tocca Simone, qui però ancora palla Giardinetti con l'8 che la passa al 7. L'azione dell'8 la passa al 7 in rete, sotto le gambe di Federico. Prima fondo del Giardinetti ed è venuta la rete. Cross in mezzo, liscia l'8, ci prova il 2. Palla sull'esterno. Qui l'8 perde il pallone. Alessio se la spunta e va avanti. Tenta il destro, para il portiere. Mi ha fatto sulla ribattuta, ma non la prendo. Poi il 2 cerca di metterla in mezzo. Ottimo gesto tecnico qui di Riccardo, con un grande stop e poi il lancio. Poi qui la spazzata di Federico. Alessio ne approfitta per prenderla. Qui Simone interviene, me la da me, gliela mette in mezzo per Lorenzo, che prova la conclusione, respinta, poi ancora Simone, respinge questa volta con la nuca il difensore. Poi Francesco la mette, rimessa laterale. Ottima quell'azione. Il rinvio del Giardinetti. La prende l'8, tenta il pallonetto vedendo Federico fuori dai pali. Niente da fare. Palla qui a me, che la passo a Lorenzo. Poi Lorenzo cerca di passarla per Alessio. Alessio se ne va col destro, ma poi arriva il raddoppio sulla sua marcatura e lo fermano. Poi Simone, tanto la butta dalla distanza, il portiere la tocca, mette in angolo, tra parentesi non dato. Poi il 2, ancora verso il 4, cerca di fermarlo, Francesco non ci riesce. Ancora, gioca a centrocampo. Simone qui non riesce a intercettare, però la conclusione, il centrocampista del Giardinetti, alta. Lo stop del 2 diventa un passaggio, poi ancora l'8, la mette come al 7, stessa azione del primo gol, questa volta non in rete. Lorenzo, corner, respinge il portiere che stava quasi per entrare in porta, a giro. Poi ancora il corner, respinta, Lorenzo la passa a Simone. Simone tenta di rimettere in mezzo per Alessio al sinistro, fuori il portiere. Sta pressando qui con, ecco. L'errore del portiere che lo trattiene, poi c'è Lorenzo, tiro respinto. Sembra maturo il pareggio. Attenzione, Lorenzo. Parte il cross, il tocco, Alessio con la ribattuta del difensore, alla rete, gol, pareggio, Colonna 1, Giardinetti 1. Tempo che è quasi finito del primo tempo, poi c'è Lorenzo, c'è ancora un'occasione, mezzo Alessio, la stoppa male, non riesce ad andare al tiro bene. Poteva sfruttarla meglio. Dai che stai ficciando, su. È rimessa laterale qui. La lasciano al terzino, in questo caso è Denise. Finisce il primo tempo sul risultato di Colonna 1, Giardinetti 1. Le immagini passano al secondo. Inizia il secondo tempo. Gabriele verso Abbondanzieri, comincia. Gabriele viene superato. Ripartiamo con un rinvio di Federico.
Matteo non ci arriva, c'è il difensore del Giardinetti, del Giardinetti. Che qui fa anche fallo a Lorenzo. Ecco, stiamo rivedendo, sembra che ci sia sia un tocco sia una spinta nei confronti di Lorenzo, che però accentua. Eh sì, però era doppia marcatura, il fallo c'era. Secondo me il fallo si poteva dare, sì. Lorenzo, ottima girata verso Alessio. Il passaggio qui è troppo impreciso e se la spunta il 16, penso, o 16 o 15, la mette in mezzo. Tiro, paratona qui del nostro portierone, che non riesco ancora a capire come ha fatto. Poi l'otto in girata, pericolosissimo, sopra gli incroci. Qui ottima finta di Gabriele, la facciamo rivedere al replay. Con la pianta del piede se l'è spostata ed è andato via col sinistro. Con il piatto se l'è. No, con la pianta. Alessio qui tenta il passaggio verso Gabriele, che in questo caso è marcato. Poi la riprende Gabriele, allarga il gioco, no, sì, verso Lorenzo che prova la conclusione al giro, non va, dalla panchina sembra così gol. Finisce il secondo tempo a battere in questa volta il Giardinetti. Qui vediamo il mister Damiano a dare indicazioni a me, perché io sono attento. Poi il 7 avanza, marcato da Riccardo, superato dal cross, ma Federico non lascia passare. Guardate qui che cosa succede. Che poi tra l'altro in due, anche se avesse voluto fare quella cosa, sarebbe regolare se Federico avrebbe fatto rimbalzare la palla, ma non era ancora rimbalzata, quindi sarebbe stata carica. E infatti qui Federico rinvia. Alessio qui ruba il pallone, è pericoloso, la manda per Lorenzo, no, per me. Perché mi sbaglio con Lorenzo? Comunque vabbè, mentre la passava indietro un difensore ti ha intercettato e rischiato l'autogol. Ed è angolo, Lucarini la mette in mezzo, respinta di testa ancora Lorenzo a riprenderla, dietro verso Simone che va ancora una volta la conclusione della distanza. Qui Luca sbaglia la rimessa e ne approfitta il Giardinetti, ma ancora Simone a riprovarci e di nuovo angolo. Cross di Lucarini ancora una volta spazzato dallo stesso difensore. Federico finisce, attenzione, palla pericolosa numero 7. Cosa si è mangiato? La palla passa a 2 cm dal palo. Ha rischiato moltissimo. Infatti sia il giocatore del Corone che quelli del Giardinetti erano con le mani in testa. Ma ora ripartiamo, c'è Simone. La prende l'otto del Giardinetti, conclusione della distanza. La prende qui Luca, che tra l'altro oggi è capitano, e la butta fuori. Poi c'è il 9, attenzione, si dribbla tutti, anche la linea di fondo campo si è dribblato e va fuori. Ancora il 9, Lorenzo qui intercetta e la manda verso Simone. Simone me la passa a me, che arrivi tardi. Hai tagliato bene, ma sei arrivato un po' tardi, dovevi essere più veloce. L'11 cerca il passaggio, interviene Gabriele e me la da me, è anticipato ovviamente. Ecco un bel tiro. Con quella anticipazione si capisce la mia abilità calcistica. Poi vabbè, a parte gli scherzi, l'8 la passa, penso al 7, il 2 la mette in mezzo, il 14 non riesce a tirare, tira solo dopo e la manda sull'esterno della rete. Attenzione adesso cosa succede, siamo quasi alla fine della partita, manca circa un minuto. Tiro dalla bandierina, deve cedere Riccardo di testa, non riesce Federico a bloccarla e neanche Luca a fermare l'attaccante che comunque entra in rete. Il Giardinetti vince la partita, poi c'è un gol che comunque vediamo verrà annullato. Eccolo qui, qui c'è il passaggio intercettato di Riccardo, poi la gomitata a Simone, uno dei motivi perché il gol è stato annullato, il tiro, l'altro era perché il tempo era già scaduto, il tiro è andato sui piedi di Luca e la palla finisce 2-1, una partita tutto sommato equilibrata.
ci hanno avuto pure fortuna. Che poteva finire anche in parità. Salve a tutti, dalle pasta del capitano. Arrivederci. Arrivederci. Che sbagli sempre.